Uè, negli ultimi giorni sta facendo scalpore l'ennesimo scandalo legato all'immacolato mondo del calcio. Raga, quando è che ci stufiamo e passiamo, che ne so, al curling? Perché è un bellissimo sport, si sta pure freschi. Come avrete sicuramente sentito, si parla di scommesse e, tralasciando i risvolti legali e sportivi del caso, mi ha fatto pensare, beh, perché non farci una puntata di Statistic Hazzi per capire meglio cosa sia il gioco d'azzardo in Italia? E come partire se non con la mega definizione Treccani? Con il termine gioco d'azzardo si intende un'attività ludica in cui ricorre il fine di lucro e nella quale la vincita o la perdita è in prevalenza aleatoria, avendovi l'abilità un'importanza trascurabile. Semplificando, c'è un premio in denaro o similari, ci aggiungo che per accedervi occorre scommettere, puntare qualcosa e l'esito del risultato è quasi indipendente dalle abilità dei giocatori. È quindi una definizione aperta. Banalmente, sicuramente ci ricadono dentro i gratta e vinci o le macchinette al baretto sotto casa, ma le scommesse sono gioco d'azzardo? In fondo serve una certa abilità a prevedere un determinato evento. Oppure il poker. Sicuramente si scommettono grandi cifre, eppure serve una certa abilità a seguire il gioco. Lo scopone scientifico al baretto sotto casa coi vecchietti. È gioco d'azzardo? Lì sì che rischi la pelle. Un cavallo tirato al momento sbagliato e sei fuori. Ecco dunque che ci viene in soccorso niente po' di meno che lo Stato italiano, che pubblica la tabella dei giochi proibiti, che non è la mia to-do list da camera da letto, ma è un elencone di quello che lo Stato considera gioco d'azzardo, elencone che può essere rivisto e modificato nel tempo in base ai casi e alle sentenze. Ad esempio, ad oggi il poker online è considerato gioco d'azzardo, mentre il poker Texas Hold'em di persona no. Il gioco d'azzardo in Italia è proibito, ma tollerato se praticato in ambiente privati non accessibili al pubblico. A meno che lo Stato non ci possa far su i quattrini. Motivo per cui è considerato un monopolio di Stato che ne sfrutta gli introiti fiscali derivanti dalle società regolamentate che possono organizzare gioco d'azzardo. Quindi, Superenalotto sì, guerra tra polli no. Scommesse in sala sì. Scommesse tramite Sergei Truciola neonati? No. Il settore è in forte crescita in tutta Europa, tanto che ha fatto registrare lo scorso anno un più 23%, e per una volta, possiamo dirlo, l'Italia è tra le prime della classe! Non so se sia un bene, in effetti. L'anno scorso lo Stato ha incassato oltre 10 miliardi di euro in gettito fiscale. Gli impiegati nel settore si aggirano attorno ai 100.000 dipendenti e la cifra spesa dagli italiani ha superato i 131 miliardi di euro. Una cifra più alta del PIL del Marocco, nonché il risultato migliore di sempre per l'Italia. Stappa la bottiglia, Beppe, si va a Berno, si va a Las Vegas, Beppe! Le cifre sono in forte crescita soprattutto grazie all'online, che in 3 anni ha raddoppiato gli incassi, passando da 36 a 70 miliardi di euro, principalmente per la grande attrattiva sui giovani, che sono i principali fruitori di giochi d'azzardo online. Numeri che, modestamente, ci fanno schizzare al primo posto in Europa e al quarto al mondo per volume di mercato, dietro colossi quali Stati Uniti, Cina e Giappone, ma noi, a differenza loro, non ce la caviamo male neanche con le scommesse medie a cranio, in cui riusciamo agilmente a stare nella top 10. Ci avresti mai scommesso? Brutta questa, Scontata, già sentita milioni di volte. Andiamo avanti, va. Confrontando i vari sondaggi, a spanne possiamo dire che a circa un italiano su due sia capitato di giocare almeno una volta nell'ultimo anno, mentre gli italiani che esplicitamente affermano di partecipare a giochi con vincita in denaro superano l'1 su 5. Il gioco più popolare è il gratta e vinci, semplice, veloce e senza percezione di rischio di sviluppo dipendenze. Ha conquistato il cuore dell'85% degli italiani che ci ha giocato almeno una volta nell'ultimo anno. Seguono il lotto, le lotterie e poi quelli che mi hanno sorpreso di più: le scommesse sportive al 48%, il bingo al 30%, l'ippica al 26% e il casinò al 25%. Una prima considerazione da fare è che il numero di giocatori in realtà è in calo rispetto al 2019. Eppure vi ho detto che il settore è in forte crescita. Com'è possibile? È semplice. Perché chi gioca, gioca di più.
E a giocare sono soprattutto i giovani, che lo fanno prevalentemente online, sviluppando nel 9% dei casi pratiche di gioco problematiche, con ripercussioni negative sulla sfera socio-emotiva e relazionale. Sono soprattutto gli uomini e prevalentemente quelli appartenenti alle fasce di reddito più basso. Ma perché si gioca d'azzardo? Perché lo fanno soprattutto i giovani e le fasce di reddito più basso? Perché chi lo fa principalmente per divertirsi, in primis. Stupisce però che una buona fetta di giocatori lo faccia ritenendolo anche una via per realizzare un desiderio, oppure per avere un'entrata economica supplementare, pensando dunque di poter andare in positivo. Ora, come in ogni ambito, non bisogna generare subito allarmismo e catastrofismo, ma capire un po' meglio il fenomeno. La maggior parte dei giocatori rientra nella categoria del giocatore sociale, ovvero saltuario e per puro divertimento. I giocatori a basso rischio sono il 10%, quelli a rischio moderato il 7,5%, così come i problematici. Nonostante i giovani siano i giocatori più numerosi, la fascia con giocatori più problematici è quella tra i 50 e i 64 anni, in cui più di un giocatore su tre risulta problematico. 7% non è poi tanto, dai. 1,5 milioni di persone, ok, forse in valore assoluto è un po' più impressionante. Spesso quando si parla di gioco d'azzardo avviene un accostamento con le droghe leggere, perché c'è una percentuale che lo fa per svago e divertimento e una percentuale che invece ne risulta dipendente. In questi casi, non a caso, si parla di ludopatia. Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo del comportamento che rientra nell'area delle dipendenze senza sostanze, che porta il giocatore patologico a sviluppare un legame forte con il gioco, arrivando a trascurare gli affetti e gli impegni e portando isolamento e danni economici in una spirale da cui risulta sempre più difficile uscire. Madonna, che puntata pesante che sta venendo fuori. Qua serve una gags per risollevare l'atmosfera. Potere di Boldi, vieni a me! I giocatori con comportamenti a rischio sono aumentati negli ultimi 4 anni, così come preoccupante appare il fatto che più di un giocatore su 4 abbia richiesto almeno una volta un prestito per giocare, con uno su 10 che lo fa spesso. E questi valori sono quasi sicuramente sottostimati, poiché ricavati da un sondaggio in cui i rispondenti rispondevano direttamente, quindi umanamente parlando è semplice immaginare che ci sia dell'autoindulgenza oppure la vergogna a raccontare qualcosa ritenuto socialmente sbagliato. Se sei curioso, ti lascio in descrizione un test per fare un'autovalutazione. Lo metterò furbescamente tra il mio libro e i miei canali social, così ti viene voglia di iscriverti. Lo so, sono un genio. Ma tornando a noi, se è un'attività rischiosa, perché lo Stato ha deciso di monopolizzarla? Lo Stato non gestirebbe mai qualcosa che potrebbe far male ai propri cittadini. E te l'ho detto, perché ci fa sui soldi. Mannaggia, se non stai attento! Come anticipato, lo Stato incassa già oltre 10 miliardi l'anno, con previsioni di crescita per il futuro. E nonostante il sorpasso del gioco online sul gioco fisico, l'erario deve la maggior parte dei suoi introiti ai modelli più classici, come le macchinette ed il lotto, più facilmente tassabili e con vincite più basse rispetto all'online. E poi il chip leader qua è lo Stato. Ricordiamo che il volume di mercato legale supera i 130 miliardi, quello illegale è stimato tra i 20 e i 30 miliardi. Bruscolini, dai, poi dovranno pur mangiare. E poi, in fondo, a noi italiani non è che faccia così schifo il circuito illegale. Solo 2 italiani su 3 ritengono che si possano avere problemi con la legge, percentuale che scende a 1 su 2 tra i giocatori dei canali illegali. Inoltre, l'illegalità nel gioco d'azzardo non è percepita come un'emergenza. Solo il 5% degli italiani ne ha avvertito un aumento negli ultimi 5 anni. Aumento peraltro in parte giustificato, visto che il 62% ha indicato che avviene per la possibilità di riscuotere vincite non tassate, mentre il 61% per l'assenza di controlli. Insomma, o perché tassa troppo o perché è troppo pigro, l'importante è che la colpa sia dello Stato, che poi in realtà a dirla tutta, secondo l'86% degli italiani il gioco illegale è considerato un problema serio. Ciononostante ci giocano oltre 4,5 milioni di italiani, quasi un quarto del totale dei giocatori, eppure il 72% dice che lo Stato dovrebbe contrastare maggiormente il sistema illegale. Però il 90% dice che lo Stato dovrebbe sensibilizzare sui rischi, eppure il 60% dice che un approccio restrittivo al gioco legale incentiverebbe quello illegale, senza considerare che... Insomma, cosa ci portiamo a casa da tutto questo?
possiamo solo fare congetture. La mia personalissima opinione, giusta o sbagliata che sia, è che in fondo a noi italiani piace scommettere. Siamo un paese in cui culturalmente avviene più spesso rispetto ad altri e la cosa non ci dà troppo fastidio. Ci piace credere, ci piace sperare, stiamo anche economicamente bene rispetto agli altri, quindi non ci costa nulla. D'altronde è evidente che sia una battaglia che nessun gruppo in particolare ha voglia di combattere, come avviene, che ne so, per l'aborto o la legalizzazione delle droghe leggere, perché sappiamo che in fondo agli italiani piace, ma siamo troppo paraculo per ammetterlo. Siamo bravi cristiani e quindi no, non si fa. Io in fondo la vedo più come il vino, quell'attività su cui è facile lucrare, piace alla gente, e sotto sotto lo Stato ci spinge con liberalizzazioni e pubblicità, ma deve farlo in silenzio, sotto traccia, perché sa che in fondo un po' di puzzetta si potrebbe sentire. E quindi, come il buon vino, ritengo che non ci sia nulla di male a farsi un bicchierino ogni tanto, ma non per questo dobbiamo negare che possa essere dannoso e molto pericoloso, perché in fondo l'essere umano è fatto un po' così. Siamo tutti un po' tafazzi. Ci piace prenderci a martellate sui coglioni. E questo è tutto per oggi. Spero che il video ti sia piaciuto. Nel qual caso ti invito ad iscriverti al canale, lasciare un mi piace, un commento, condividere il video, seguirmi sugli altri social, Telegram, Instagram, TikTok, trovi tutto in descrizione, nonché leggere il mio favoloso libro, anche lì tutto in descrizione. Saluto e appuntamento al prossimo video. Ciao!